L'elenco depositato presso la Presidenza che sarà pubblicato nell'allegato A resoconto della seduta odierna. Comunico che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha inviato in data 12 aprile 2016 la seguente lettera. Onorevole Presidente, informo la Signoria Vostra che il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data odierna, adottato su mia proposta, sentito il Consiglio dei Ministri, ha nominato Sottosegretario di Stato per lo Sviluppo Economico l'Onorevole Dottor Ivan Scalfarotto, il quale cessa dalla carica di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Matteo Renzi. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, alle quali risponderanno la Ministra della Salute, il Ministro della Giustizia, la Ministra per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. La prima interrogazione all'ordine del giorno è la numero 3-2174 dei deputati Russo e Occhiuto, concernente iniziative di competenza per evitare l'immissione sul mercato di farmaci difettosi e non rintracciabili. Il deputato Paolo Russo ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Per un minuto, onorevole. Grazie Presidente. Tracciabilità, Ministro, di un prodotto significa maggiore certezza per gli utenti, consumatori e soprattutto valore aggiunto per quelle imprese che hanno voglia di non nascondere nulla. La tracciabilità assoluta, grazie anche alle moderne tecnologie, rappresenta oggi una nuova frontiera, forse la nuova frontiera per quegli stati che vogliono investire in qualità ed in tutela. In uno significa anche impermeabilità a truffe, falsificazioni, sofisticazioni. Quando il prodotto in questione poi è un farmaco, è evidente che si aggiungono altri profili, la sicurezza di un prodotto ad alto valore aggiunto e tecnologicamente avanzato e quindi investimenti in ricerca e sviluppo, la tutela della salute, il danno al sistema sanitario nazionale e le truffe, furti, falsificazioni che troppe volte incidono sulla reperibilità stessa di taluni farmaci sul mercato nazionale. Lo strato intermedio dei bollini, quello cioè che serve alla tracciabilità del prodotto, anche quando viene rimosso lo Grazie. strato superiore, per garantirne il rimborso a carico del sistema sanitario nazionale, non è Deve indelebile e concludere, quindi onorevole Russo. non consente la tracciabilità in caso di furti e falsificazioni. Grazie, Per questo grazie. chiediamo al Ministro notizie e azioni in merito. Va bene, grazie. La Ministra della Salute Beatrice Lorenzini ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego, Ministro. Ringrazio gli onorevoli interroganti per aver riproposto la problematica concernente la cancellazione del numero progressivo dello strato intermedio di alcune confezioni di farmaci immesse in commercio. Ciò mi consente infatti di fornire importanti aggiornamenti sulle azioni intraprese per dare definitiva soluzione al problema. Al proposito, ricordo che il Ministero della Salute, a fronte delle prime segnalazioni del predetto inconveniente, ha provveduto immediatamente a richiedere all'Istituto Poligrafico Azzecca dello Stato, istituto come noto sottoposto al controllo e alla vigilanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, elementi informativi sulle dimensioni del fenomeno e sulle azioni correttive messe in atto. L'IPZS ha comunicato già nel